supermercato di Dylan e ripartiamo, ci siamo visto questo. E vedo delle facce nuove, in particolare te, e quindi il nostro invito, il primo invito è quello di avvicinarvi se potete, così creiamo quella chimica che abbiamo preso posto questa mattina, perché la nostra esperienza di formazione, in questo caso più che esperienza formativa in sé, è proprio uno scambio di informazione e collaborazione. Quindi se riuscite, se non vi dispiace avvicinarvi, così siamo tutti, scusate. Facciamo un po' un riassunto delle puntate precedenti, lo fanno le fiction americane. Però mi piacerebbe che lo facesse qualcuno di voi, anche per prendere come interrogazione. Quindi chi si gira, chi guarda il programma, praticamente chi si gira. Non sei la persona sola. Chi vuole fare un riassunto delle puntate precedenti? Cioè, cosa abbiamo fatto stamattina? Vedete che non è più. Dio. Beh, semplice, no? Mattinata la faccio io, ok? Quindi vi evito. Vi evito il chiacchierare. Allora, stamattina cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo presentato quello che è il percorso, ok? Mi riferisco in particolare a loro tre che non erano presenti stamattina. Abbiamo presentato un attimino il percorso, quello che è l'obiettivo del percorso è diciamo vedere la slide principale, che è questa qua. È una scommessa, cioè quella di, in questa esperienza formativa di 40 ore, di circa 40 ore che siamo partita oggi, di Radio, cercheremo di fare un sito web, poi proveremo a fare, ad approcciare il web marketing partendo dall'ottimizzazione SEO, che SEO è sono un insieme di tecniche e di strumenti per ottimizzare il sito web affinché venga posizionato nel miglior modo possibile sui motori di ricerca, e oggi è il primo step per il web marketing ed è un'operazione, un'attività gratuita, poi arrivano tutte le attività a pagamento, tutte le attività di web marketing. Poi andremo a fare un po' di social media marketing, quindi andremo a sponsorizzare e promuovere il sito attraverso i canali social, quindi nel pratico vedremo come muoversi. Ho già un sito che abbiamo realizzato, vedremo la Google Analytics, quindi andremo a conoscere meglio lo strumento di Google Analytics, che è uno strumento, anche questo gratuito, molto potente. Poi vedremo un po' il web marketing in tutte le sue accezioni, con un particolare focus su Google AdWords, che è un po' la PC quotidiana di chi realizza delle campagne web marketing per il proprio sito e per la propria attività. Poi ci siamo messi un po' di rinforze per la realizzazione concreta di un'app, di una web app, a livello del nostro sito, e anche un po' possiamo anche fare qualcosa che sia diverso dal nostro sito ma comunque attinente al nostro progetto. Poi abbiamo visto che cosa è il web 2.0, come il web 2.0 ha cambiato il modo di intendere il web, quali implicazioni ha portato e come ha cambiato le nostre abitudini. Abbiamo visto alcune delle parole chiave relative al web 2.0, che è un po' la parte da cui parte tutto il nostro percorso. E poi abbiamo parlato del web mobile e abbiamo visto che, sintetizzo in una slide, per una serie di motivi che abbiamo visto stamattina, non essere oggi sul mobile è come non essere online nel 2000, cioè praticamente abbiamo visto che oggi tutti quelli che sono recalcitranti all'attività del web sul mobile, ovvero su smartphone, tablet, eccetera, eccetera, perde una grossissima fetta di mercato, anzi perde probabilmente la fetta più importante del mercato, e quindi è un po' come ragionavano quelli che nel 2000
pensavano che fare la sicurezza della propria azienda fosse tempo perso. Per cui oggi si presenta lo stesso quesito, fare un sito mobile o essere presenti sul mobile ha senso? La risposta è assolutamente sì, abbiamo visto il perché è importante. Poi abbiamo tracciato una differenza, perché stavamo tutti ansimando per andare a pranzo, abbiamo tracciato una differenza tra le app native e le web app, quindi abbiamo visto quali sono le differenze sostanziali, e adesso ripartiamo andando avanti con le caratteristiche principali del web 2.0. Oggi è una giornata particolarmente legata al web 2.0 perché ci apre poi le porte a quelle che quella che è la nostra attività completa. E un altro fattore insieme al web mobile che caratterizza il web 2.0 e lo caratterizza in maniera rivoluzionaria, non uso termini a caso, è questa nuvoletta qua, che in altre parole si chiama cloud, si viene tradotta, non viene tradotta per niente in realtà perché è una parola inglese, che è stata poi ormai entrata nel genere dell'informatica come cloud computing, ed è stata probabilmente questa parolina a contraddistinguere era determinante il web 2.0. E chi di voi ha sentito il cloud? Chi sa definire il cloud computing? No. Vedo le facce assolutamente. Cioè, una specie di archivio. Una nuvola. Una nuvola del tempo, un archivio volante. Qualche altra idea? È strano che non abbia ancora delle idee. La vocanza è in fase ancora di gestione, quindi. In realtà il cloud non ha una definizione per le parole. Adesso io ve ne farò vedere qualcuna, perché poi anche su internet provate banalmente a definire il cloud. Provate a cercare su Wikipedia, poi rispondete, cioè, quindi che cos'è? Non si sa. Perché dico è un paradigma, un'evoluzione, una tecnologia, cioè, sono veramente tanti individui che a cui viene associato appunto il cloud computing. E in realtà invece è una tecnologia che bisogna conoscere. Bisogna conoscere perché davvero ha stravolto le abitudini delle aziende. Oggi uno dei seminari più seguiti, io sono testimone, perché ho delle collaborazioni a livello formativo, organizziamo diverse occasioni di questi seminari, le aziende alla cima delle richieste che fanno, diciamo, per conoscere quali sono le tecnologie del 2.0 hanno il cloud. Quindi, di conseguenza, entrando sempre nell'ottica che oggi si parla di tecnologie che possono interessarvi per darvi una spinta, migliorare la vostra carriera, la vostra attività, conoscere il cloud computing vi rende automaticamente consapevoli e forti quando parlate con le aziende, quando provate a proporre la vostra competenza, la vostra esperienza. E adesso vediamo che cos'è, è un compito difficile poterlo definire. C'è una slide, qui torniamo indietro, c'è una infografica che è un po' lo fotografa, ok? Qui abbiamo, nella parte bassa, abbiamo dei data center, dei dati e delle applicazioni, poi c'è internet che si frappone tra le aziende, business e consumer a destra con il disegnino insomma delle persone dei casi di contributo. Il cloud è fondamentalmente una tecnologia che si sostituisce al software, così come l'abbiamo sempre inteso, il Word per intenderci,
work software. Ecco, il cloud è una serie di dati, una serie di applicazioni che lavorano online con grossi data center localizzati, che sfruttano le potenzialità di internet, sfruttano la rete per servire, okay, gli utenti e le aziende come servizio, non più come, come contenuto. Cioè, noi siamo sempre abituati a vedere internet come un grosso calderone dove sono presenti dei contenuti. Il cloud invece rende internet come una vera e propria applicazione che ci permette di fare delle cose, diventa un software, ok? E questo ha, per una serie di n motivi, ha completamente stravolto il mercato del software e le abitudini delle aziende. Chi di voi ha lavorato con il software Adobe, per esempio, con Photoshop, ecco, per delle maniere. Prima, adesso Adobe prima cosa faceva? Aveva a disposizione delle licenze scatolate o delle licenze elettroniche che venivano distribuite attraverso dei canali di vendita tradizionali, cioè il venditore che aveva la licenza si poteva comprare attraverso lo store di Adobe, si faceva l'ordinino e venivano mandate proprio le licenze fisiche che poi andavano installate. Adobe cosa ha fatto? Ha deciso di eliminare completamente questa parte e di proporre il proprio software come servizio. Quindi il software in sé per sé non esiste più. Esiste la Creative Cloud, non so se qualcuno ha sentito, che diventa un vero e proprio software online, che sta in questa fantomatica bolla del web, con le stesse possibilità, se non meglio, rispetto a quella che è la licenza come l'abbiamo sempre conosciuta. E voi dite, quindi cosa cambia? Cioè, anzi, converrebbe acquistare la licenza, converrebbe avere qualcosa di proprio in casa. Cambia che, uno, il software è sempre aggiornato, perché è online ed è sempre in costante aggiornamento. Non c'è bisogno di comprare un altro CD per aggiornarlo, perché scaricandolo in locale. L'altra cosa è che da quel momento in poi tutto il licensing può essere fruito da parte dell'utente a tempo. Quindi se un'azienda ha bisogno di utilizzare quel software solo per pochi mesi, a quel punto può scegliere la licenza in cloud e per il mese che è completo, il mese che serve. Quindi questo è un punto importante, vale per il licensing, vale per altre mille applicazioni. Ci sono in cloud dei database, ci sono in cloud anche dei servizi di business intelligence come il CRM, su quelli che vedete. Quindi il cloud computing è andato veramente a cambiare le abitudini delle aziende. Addirittura va a sostituire gradualmente quello che è lo storage. Prima le aziende cosa facevano? Compravano dei grossi data center, dei grossi hard disk, dove andavano ad immagazzinare tutti i dati, tutti gli archivi della propria attività. Oggi abbiamo tutto questo. Tutta questa quantità di dati viene migrata al cloud, quindi questi data center automatici online dove vengono depositati, quindi l'azienda ha un risparmio di costi, ed è il punto principale, e anche una facilità di reperimento per dei dati, perché se un disco è localizzato, è presente in una sede, con il cloud invece, se è un'azienda più filiale anche più parti del mondo, è possibile reperire le informazioni semplicemente con l'interno su internet. Questo ha veramente portato un terremoto grossissimo a livello aziendale, perché il cloud appunto ha completamente stravolto quelle che sono le normali attività delle aziende. Poi vedremo qualche esempio di applicazione cloud, perché poi il cloud, oltre allo storage online, oltre al licensing che è andato a cambiare, diventa, come dicevo prima, anche un servizio nell'ottica del pay per use, cioè tu spendi per quello che utilizzi effettivamente.
cosa che quando c'erano licenze fisiche o dei servizi che venivano acquistati fisicamente non potevi fare. Questo è molto importante. Ok? Quindi tornando un po' alla l'infografica di prima, c'è ogni servizio in cloud viene caratterizzato da una parte fisica dove ci sono fisicamente dei server, dei data center, dei dati che vengono archiviati e elaborati, però poi il meccanismo di fruizione da parte di aziende e utenti è attraverso internet, non più attraverso il locale. Chiaro? Ok. L'altro elemento, poi sul cloud ci torneremo e vedremo quelli che sono gli strumenti principali del cloud. L'altro elemento, abbiamo parlato tutta la mattinata in parte, l'altro elemento del web 2.0 è sicuramente i social, sono i social. I social che hanno preso vigore, hanno avuto strapazzo grazie al web 2.0, proprio perché il web 2.0, come abbiamo detto all'inizio, cosa fa? Quella è la differenza sostanziale del web 1.0 bidirezionale. Quindi se il web 1.0 era stickiness, era appiccicoso, perdevamo i contenuti solo in una direzione, adesso il web 2.0 è bidirezionale. Quindi i social hanno trovato un territorio fertile proprio e hanno preso una parte fondamentale sfruttando poi una tecnologia del 2.0. L'altro elemento fondamentale del web 2.0 sono i motori di ricerca. Motori di ricerca che, è vero, c'erano anche anche nel web 1.0, perché Google, ad esempio, per dire uno più importante, era assolutamente presente nei tipi ancora di internet, però con il web 2.0 il motore di ricerca è andato via via a porsi come un servizio a 360 gradi, non più come semplice ricercatore di informazioni, di parole, di servizi, ma proprio come un servizio a 360 gradi. Inutile nascondervi che il più importante del motore di ricerca è Google, che ha avviato una potentissima campagna di acquisizioni, l'ultima quella di YouTube, che l'ha resa davvero, davvero una delle aziende probabilmente più riconosciute e più potenti al mondo. Quindi il motore di ricerca che con il web 2.0 è diventato con una potenza, con una donazione di calcolo, che le aziende che devono fare in modo di posizionarsi meglio sugli stessi motori di ricerca, che era il primo tassello del web marketing, devono ingegnarsi veramente delle attività particolari. Google, per esempio, ma anche gli altri motori di ricerca sono cambiati via via nel tempo, adottando degli algoritmi che alcune persone dicono siano pensanti. Sì, cioè cosa significa? Significa che i meccanismi di ricerca dei motori di ricerca, qualche anno fa, quando eravamo sotto il cappello del web 2.1, era basato fondamentalmente su parole chiave e quindi andava a fotografare un sito web radiografandolo sulle parole. Oggi invece il motore di ricerca, quando scansisce, quando va a radiografare un sito web, va invece a prendere tantissimi dati per poterlo posizionare. E questi dati possono andare da una fotografia, cioè pure è capace di andare a radiografare un sito anche guardando le foto o andando a verificare l'autenticità dei contenuti. Uno dice, e tutto questo meccanismo di ricerca viene gestito attraverso dei meccanismi di rating, cioè Google o altri motori di ricerca danno una valutazione, danno un ranking vero e proprio al sito web
e questo ne determina l'acquisizione. E se il sito web è fatto correttamente, seguendo le linee guida migliori, va a essere premiato. Se invece un sito web presenta delle cose pochettino strane, ad esempio i siti web che fanno i copia e incolla da altri siti web sono molto spesso soggetti a penalizzazione, quindi i siti web che hanno delle, dei copia e incolla, quindi hanno dei testi presi da altri siti, sono fortemente penalizzati. Una volta ho trovato un cliente che aveva un sito web dove aveva praticamente fatto il copia e incolla di tante aziende che erano già online e aveva in pochi giorni realizzato la sua, i suoi testi per la sua comunicazione sul web. A me sono subito caldo, ma scusa, è possibile che in due giorni sei riuscito a fare tutto questo? No, oh, tranquillo, abbiamo fatto una nostra attività interna, ci siamo saltati fuori. Poi in realtà, quando si mette online, non avevo minimamente, potevo minimamente pensare che ci fossero stati dei corpi in colla. Quando siamo andati online a quel sito, abbiamo visto che c'era da parte di Google una segnalazione, poi vedremo gli strumenti che... Scusa, mi posso fare perché c'è da discendere fuori? Sì, io. Forse a quel punto sarei che c'è un signore che non riesce a scendere mai. È la prima volta che la dici in realtà. Quindi questo va messo agli atti anche in streaming. No, comunque... quindi dicevamo, aspettando un po' anche... il motore di ricerca oggi ha una capacità, ecco perché dicevo che l'algoritmo pensava, una capacità di radiografare un sito web, di capirlo e veramente valutarne il contenuto. Quindi se il contenuto vale, non è copiato, spesso è l'abitudine di fare sul web, avrà dei premi, quindi sarà posizionato verso l'alto. E quindi già un piccolo successo, un piccolo grande successo per quel che è il nostro obiettivo di marketing. Viceversa, se non si rispetta determinati requisiti, diventa sito soggetto a delle penalizzazioni e tende ad andare verso il basso. Di motori di ricerca c'è chiaramente Google, che ho parlato, poi c'è uno dei più importanti dopo Google, è quello di Yahoo, e poi c'è Bing, che è il motore di ricerca di Microsoft, su cui Microsoft ha investito tantissimi soldi cercando di contrastare il monopolio di Google, ma poi è andata a cozzare con un colosso clamoroso. Addirittura oggi capita molto spesso che le persone analogiche, lo faccio per riprendere l'attenzione, le persone analogiche che non sono abituate a quindi a internet, non conoscono quei meccanismi di internet e riconoscono il web internet con Google, a parte quello solo che lo chiama Google, però cioè, diventa Google è diventato un po' il sito principale. Chi di voi ha le pagine iniziali Google sul computer? Praticamente tutti, quindi che è fondamentale. Quindi il motore dice che il principale quando c'è anche Google, ok? L'altro elemento fondamentale del web 2.0 è l'HTML5. Allora, facciamo un po' indietro, che cos'è l'HTML innanzitutto? Una domanda che mi pongo. Codice di scrittura, linguaggio di programmazione, online, di internet, c'è altro da aggiungere? Allora, l'HTML è un linguaggio di programmazione, per esempio, internet, ma viene anche definito un linguaggio di mercato, markup, l'ho scritto, markuc. Che cosa si intende con un linguaggio di mercato? Vediamo se... questo non sai neanche te. Non è make-up, poi sì, la mia pronuncia di inglese è orrenda, però... c'è la faccia di...
Sbarcare, sì. In realtà viene usato dire che l'HTML è un codice di mercato che ha un insieme di regole che definiscono appunto il codice di scrittura, quindi il codice di programmazione di HTML è riferito ad un markup, a un tracciamento, a un regolamento che va rispettato, molto rigido, senza il quale si va non è più efficace. Con il web 1.0 l'HTML era il linguaggio di programmazione che vedeva tanti ingegneri così, che si mettevano lì a programmare, a scrivere, c'era una parte di head, una parte di testo, poi c'era una parte di code e poi tanto codice da scrivere. Poi è arrivato il web 2.0, abbiamo visto che c'è stata una vendetta da parte del codice umanistico rispetto agli ingegneri, e il web 2.0 ha trovato il suo attore principale, che è l'HTML5. HTML5 che è stato rilasciato nel 2009, quindi non moltissimo tempo fa, e che ha dato praticamente la spinta a tutte queste applicazioni web 2.0 o applicazioni 2.0 per popolare il web di siti, di Facebook, di Twitter, eccetera. Qual è stata il contenuto tecnico, la parte tecnica che ha differenziato l'HTML5 dall'HTML1.0? Poi in realtà si chiama HTML5 perché era arrivato alla versione 4, quindi l'HTML5, che tra l'altro ancora non è neanche una fase di release definitiva, ha portato grandissime innovazioni perché, questo è importante, ha portato un concetto di scorporamento, di scorporatura tra la struttura della pagina web e il contenuto. Quindi prima le cose erano assolutamente legate, adesso invece sono slegate, ognuna segue un suo percorso. Ed è stato l'HTML5, come dicevo, il principale attore del web 2.0, e ha subito portato un vantaggio per i dispositivi mobile, perché il codice HTML5 è un codice responsivo, quindi permette tutti i siti realizzati in HTML5 sono siti che sono ottimizzati anche per il mobile. Quando trovate dei siti web che potete fare subito un test, dei siti web che sullo smartphone funzionano male, non funzionano per niente, non sono realizzati in HTML. Invece i siti in HTML5 solitamente sono molto responsivi, funzionano perfettamente. C'è una tecnologia che si chiama Flash, se qualcuno di voi la conosce, che era un linguaggio di programmazione che serviva principalmente per realizzare delle applicazioni dinamiche per il sito web, che è stato un po' sorpassato dall'HTML5, tant'è vero che Google e YouTube, che aveva tutta la codifica dei video in Flash, è passato all'HTML5. YouTube è stato internamente riscritto in HTML5, quindi la potenza di questo linguaggio di programmazione ha spiazzato completamente anche attori molto famosi, molto, molto rinomati sul web. Quindi conoscere bene, prima di andare a cimentarsi in queste nuove tecnologie, HTML5 è fondamentale. So che sono cose tecniche e destano tante cose, però ci tengo che voi le conosciate perché sono delle indicazioni comunque che fanno parte, che fanno le ossa un po' su quello che è la nostra conoscenza del web. Quindi capire, conoscere un po' questi linguaggi, queste cose ci prepara poi a essere i guru dell'informatica e del web. Quindi
stringete un po' i denti, perché qua è la parte più pratica e più bella, se vedrete. Allora, l'HTML5 qui ha portato delle novità importanti come il tag audio per video, quindi c'è la possibilità di poter implementare sul sito web dei video direttamente dal codice, senza dover fare riferimento ad altri codici, come ad altri linguaggi come Flash. Principalmente l'HTML5 non è altro che una sinergia tra i modi HTML, che sono appunto audio e video, e poi l'evoluzione del CSS, delle funzionalità di JavaScript. Allora adesso vi ribalzo poi la domanda: che cos'è il CSS o foglio di stile? Un altro tipo di linguaggio che si lega all'HTML, abbiamo usato per appunto per implementare lo stile, l'interfaccia, i colori. Ok, esatto, è un linguaggio che va a definire la formattazione delle pagine del sito web, quindi ne definisce la struttura. Ok. Il vantaggio è che proprio con l'avvento dell'HTML5 c'è stato l'avvento del CSS3, che ha anche in questo caso avuto delle evoluzioni, dove non entriamo in profondità dal punto di vista tecnico, per integrare delle funzionalità. Invece di cos'è JavaScript? Ma questo linguaggio è proprio per avere delle animazioni un po' più particolari, senza poter utilizzare Flash. Esatto, JavaScript è un altro linguaggio di programmazione orientato ad oggetti, quindi un tipo di linguaggio di programmazione che permette di realizzare delle applicazioni dinamiche per il sito web. Ogni sito web che è dinamico, cioè per sito, ecco, cosa si intende? Qual è la differenza tra un sito statico e un sito dinamico? Però lui adesso è bannato, non dà la risposta. Questo è facile, dovreste rispondere. Ok, quindi il sito dinamico è un sito dinamico o statico, quello con le animazioni? Dinamico, ok, è solo questa la differenza? Aggiornamento in tempo reale. Aggiornamento in tempo reale. Esatto, quindi interattivo con i visitatori. Poi ci sono altre differenze tra statico e dinamico. Fondamentalmente un sito statico era un sito... Wikipedia è un sito? No. Secondo te è un sito... Allora, qua è una bella osservazione. È un sito, Wikipedia è un sito... apparentemente statico, sì. Perché? Però si può interagire con ciò. Perché è dinamico, perché gli utenti sono quelli che lo popolano, sono i contributor, si chiamano, che contribuiscono appunto a popolare il sito web di contenuti. Quindi c'ha, sicuramente nel front-end sembrerebbe un sito statico, perché effettivamente c'è del testo lì e nient'altro. In realtà è un sito altamente dinamico. Comunque, in generale, un sito dinamico è tutto ciò che permette interazione, che ha delle animazioni, che permette il commento anche. Quindi un blog, per esempio, che consente agli utenti di interagire, forum, ecco, tutti questi esempi sono esempi di siti assolutamente dinamici. Quindi, cos'è HTML5 fondamentalmente? È un linguaggio HTML con dei nuovi tag che sono audio e video, che è una diversa concezione del linguaggio, una tra contenuto e struttura. Poi un foglio di stile ottimizzato per CSS 3.0 e il linguaggio JavaScript, che viene tutto ottimizzato e integrato per rendere quello che è il web 2.0. Ok, questo è importante perché... E adesso arriviamo alla parte del pratica della giornata, cioè è il primo step di pratico del nostro progetto. Noi abbiamo premesso questa mattina che avremo realizzato un sito web e poi l'avremo promosso attraverso tutti i canali che oggi il web ci dà a disposizione.
E perché ho parto da Google? Secondo voi perché parto da Google? Immaginate, l'ho anche detto. In realtà hai generalizzato tanto, però in realtà è proprio questo. Cioè, il primo obiettivo che si pone sul sito web è quello di essere visitato. È visibile. Visibile e visitato. Quindi più visite possibili per te. Se non credo che faccia un sito web. Google offre una marea di strumenti, tra cui anche YouTube, poi vedremo l'importanza, per poter gestire il back-end, cioè tutto ciò che sta dietro un sito web. Ed è veramente importante. Quindi adesso, dal momento che noi siamo posti l'obiettivo di realizzare un progetto vero e proprio, noi faremo un profilo su Google, un normalissimo profilo. Chi di voi ha la posta Gmail? Lui non la utilizza, ed è un errore. Siamo bene? C'è gente che usa libero ancora. Sì, sì, anche qui sono stato. Però non dirlo perché qualcuno potrebbe rinciarci. Allora, ho fatto questa domanda perché non dico che la posta di Gmail, la posta di Google che si chiama Gmail funzioni meglio di libero, di Yahoo, di Discord, assolutamente no, non è questo il punto. Però io che sono portato, forse per mia natura, a semplificare il più possibile, a cercare di essere il più concreto possibile, con Google si va a gestire una serie di strumenti e potenzialità fatte dalla posta elettronica che poi sono influenti al posizionamento del nostro sito web. Anche perché, ragazzi, è logico pensare che realizzare un sito web e realizzarlo con partendo da un profilo di Google significa già avere un passo in avanti per il digital domain, perché stiamo lavorando con i propri strumenti. Ci sono dei meccanismi di autoship, come vedete, che sono fondamentali. Quindi non è tanto nell'utilizzo della posta Gmail, è nell'obbligo, a questo punto, di realizzare un account su Google come primo passo per realizzare il sito web. In questo caso sono veramente anticonformista, nel senso che nessuno mai, quando si realizza il sito web, parte da questo, invece io parto da questo, perché è fondamentale. Me ne sono reso conto proprio con la mia pelle, che diventa veramente importante. E poi Google rappresenta una vera e propria galassia, perché solo questi sono alcuni degli strumenti di Google. La ricerca, c'è un browser, e anche qui, poi c'è la toolbar, che è una barra che si può aggiungere al proprio browser per ricercare velocemente i contenuti, poi c'è una versione mobile di Google, c'è Maps per cellulari. Ora, pensate solo, mettetevi un po' nell'ottica di un'attività, ok? Un'attività che vuole promuoversi, parliamo anche di un bel breakfast, di un ristorante, di un'attività che magari su internet dice ma che ci vanno a fare. Invece, partendo un po' dalle attività su Google, molti dicono, ah vabbè, creare un account su Google, creare su Google, questa cosa, ma creare un proprio profilo su Google significa automaticamente essere mappati su Maps, ed è già un primo vantaggio, non da poco. Google, fino a poco tempo fa, aveva uno strumento che si chiamava Google Place. Qualcuno ha mai sentito parlare di Google Place? Lei, ovviamente, adesso voglio dire, lui, e là. Google, scritto Google, non Plus, Google Places. Ok. Che cos'era Google Place? Era uno strumento che permetteva di essere mappati sul territorio, bisognava registrarsi, compilare una lunga trafila di informazioni, poi si veniva, c'era proprio la bandierina, la spunta sulla mappa della nostra attività. Okay? Oggi Google Place non esiste più.
Ah, cosa succedeva poi? Veniva inviato a casa una cartolina fisica dove bisognava confermare un codice che Google si doveva sincerare che effettivamente fossimo noi ad aver lanciato questa iscrizione attività. Quindi era tutto un meccanismo perverso di lavoro. Adesso Google ha pensato di eliminare il workplace e accorparlo a Google Plus, quindi è un gioco di parole, infatti quando è entrato Google Plus, il social col più. Google Plus, poi ne parleremo mercoledì abbondantemente di Google Plus, perché è un social network che sta facendo fatica a lottare contro Facebook, contro Twitter, contro LinkedIn, però in realtà proprio perché c'è un piccolissimo conflitto di interesse nel momento che è sotto il cappello di Google, il Google Plus va ad incidere in maniera pazzesca sull'indicizzazione del nostro sito web. Quindi avere un sito web e scriverlo su Google Plus, essere noi iscritti su Google Plus e poi realizzare una pagina del nostro sito web, realizzare una pagina del nostro sito, va a migliorarne esponenzialmente la posizione del sito web. Sì, esatto, si può creare, si parte sempre da un profilo personale, anche per un discorso di autenticità. Quindi Google, adesso lo vedremo, permetterà di realizzare un account mettendoci il tuo profilo alla persona. Poi però tu puoi realizzare più pagine anche per i tuoi clienti, come capita sul mio profilo Google ho una marea di altre aziende che seguo per il web e che ho legato al mio profilo. Okay, quindi non è importante creare più profili per ogni attività, è importante crearne uno solo, un vostro, personale, e poi da quello legarlo alle attività che andate a proporre sul web. Okay? Questo è di vitale importanza, perché Google Plus Google si è messo in testa che doveva arrivare, doveva sfondare anche sui social, ha capito che con Facebook non c'era niente da fare, e quindi ha detto, vabbè, allora ci penso io. E ha dato un estremo potere al social per poter rispondere, aiutare i siti web a essere digitali. E anche sul web c'è una migliore tracciatura del nostro profilo, anche dal punto di vista carrieristico, quando si va a creare un profilo fatto bene su Google in generale. Quindi, proprio perché essendo il motore di ricerca principale, avendo gli strumenti, come dicevo prima, c'è un piccolissimo conflitto di interesse, quindi chiaramente Google va a prediligere i propri strumenti. L'altra cosa importante, questo è arrivato molto prima negli Stati Uniti e sta arrivando anche in Europa, lo anticipo, però poi nel mercoledì ne parleremo in maniera più approfondita, è YouTube. YouTube è di proprietà Google. Così come di proprietà Google Android, anche qui si lega al mobile, quindi fate attenzione. YouTube non è tanto la realizzazione del video da proporre come canale social, perché, voglio dire, realizzare un video non è così immediato, è facile, richiede del tempo, richiede anche delle competenze di un certo tipo, anche se oggi con dei software tipo YouTube, sicuramente per sì che hai Apple, poi ci sono altri software, non mi ricordo che si chiama quello di Microsoft, però realizzare dei piccoli video, anche mettendo in fila delle immagini, non è tanto importante per il video in sé, ma perché l'algoritmo di Google, e questo in America è già molto avviato, adesso in Italia sta arrivando, l'algoritmo di Google, quando qualcuno cerca delle parole chiave, per arrivare ad un servizio, ad un'attività, ad un prodotto. Cosa fa Google? Nei primi risultati va a inserire un video. Ok? Quindi, nell'ottica di un web marketing, Sì, lo fa già, però è ancora non è arrivato ai livelli statunitensi. In America ce ne sono già 4 quasi esclusivamente video, proprio perché
Intanto la cultura web 2.0 secondo voi è uditiva, cinestesica o visiva? Visiva, esatto, è visiva. Siamo abituati a lavorare con le immagini, non più con contenuti, testi, eccetera, eccetera. Addirittura Pinterest, che è uno dei social network di cui parliamo un po', però è anche interessante, lavora solo con le infografiche stanno avendo un enorme successo. Perché in un'immagine va a comunicare tutto quello che con un testo ci metteresti una vita oppure tanto tanto lavoro. Quindi in chiave SEO, in chiave ricerca, YouTube diventa strategico. E quindi creare un profilo su Google ci dà già metà del lavoro per aprire il nostro canale su YouTube e per poi in maniera molto semplice caricare il nostro video. Quindi per chi vuole, per chi ha un blog, per chi ha un sito web, per chi ha un'attività, realizzate un piccolo sito web, ma può essere anche un sito web di 10 secondi, anche un video che con una webcam che registrate, che pure chiaramente dite le cose attinenti alla vostra attività, non un video alla macchia da cotone, c'è una cosa di una certa valenza, ma proprio per, ma non tanto per il video, ma perché quando qualcuno cercherà bed and breakfast o attività molto continua, solitamente fa, va a uscire la vostra attività anche se siete da poco sul motore di ricerca. Quindi questo è il primo consiglio SEO che vi do, ed è un consiglio con tutto il cuore, proprio con tutto. Io per esempio nei miei corsi online realizzo i video orrendi per mancanza di tempo, con i muri montati 3 minuti e mezzo, dove metto in fila una piccola musichetta con delle immagini di presentazione del corso, ma questo mi garantisce un buon posizionamento in motore di ricerca. Quindi anziché fare tutto un lavoro di SEO, che poi lo vedremo, non è proprio così immediato, con un video si va a tagliare molto tempo. Quindi mobile, Google Mobile è un'applicazione che si può scaricare sul proprio smartphone, sia questo iOS sia questo Android, che in un'unica applicazione va a gestire tutte le vostre attività su Google, quindi il calendario, le mappe, la ricerca, eccetera, eccetera. Quindi, su quel mobile c'è un tipo di... Sì, è un'applicazione. Esatto, quindi fai un login unico e hai quell'accesso a tutto l'ecosistema Google. Poi Google è abituata sempre a cambiare velocemente poi tutta la propria attività. Poi, come soluzioni aziendali, qui in realtà ne manca un pezzo. C'è sicuramente Google AdWords, che è uno strumento potentissimo, anzi ne mancano due di pezzi. Comunque, come soluzione aziendale per promuoversi, c'è Google AdWords, che è uno strumento a pagamento che consente di acquistare delle parole chiave, sintetizzo, delle parole chiave per poter poi essere ben indicizzati sul motore di ricerca o per uscire ai primi risultati. Ed è molto vantaggioso Google AdWords perché ha un concetto di pay per click, cioè paghi solo per i risultati. Ok? Poi vedremo come funziona quando domani faremo la parte sul SEO. Nella parte media, abbiamo detto di YouTube, poi c'è una sezione legata alle news che è legata a un feed RSS, poi vedremo cosa significa RSS. C'è un archivio gigantesco su Google. Chi di voi sapeva se potevano trovare dei video attraverso Google? A parte i soliti nomi. Ci sono proprio dei libri ben archiviati. E delle soluzioni aziendali dimenticate, c'è Google AdSense, che è un programma di affiliazione attraverso chi ha un blog ed è ben visitato. Su questo ci soffermeremo un po', però, perché è una cosa qui un po', perché non è molto remunerativa quando si parla di start-up di un sito web. Poi dopo è chiaro che ci sono altre necessità. Ma quando si parte,
poco, poco utile. Quindi Google AdSense permette di intermediazione di scambio VAR, e poi c'è Google Analytics, che non lo vedete adesso da slide, ma Google Analytics è uno strumento che invece vedremo abbondantemente domani, che ci fa, che ci permette di misurare le statistiche del nostro sito. Addirittura possiamo anche verificare in tempo reale chi sta navigando sul nostro sito e cosa sta navigando sul nostro sito. E qui, proprio di recente, per un articolo interessantissimo, si sta aprendo una nuova era del marketing che si chiama marketing one-to-one attraverso il web. Non so se avete sentito di questo. Che cosa significa? Ci sono degli operatori che vengono messi dalle aziende appositamente su Google Analytics a verificare quale contenuto il singolo visitatore sta visualizzando. Poi oggi ci sono dei siti web che consentono di, con uno strumento di Java, JavaScript, lo strumento che ho visto prima, c'è la possibilità di implementare nel proprio sito web delle chat. Ok? Quindi il visitatore che sta, faccio il mio esempio, un visitatore che sta visualizzando una scheda sui corsi sul social media marketing, è collegato da Torino, vedo che sta venendo il corso, a quel punto io che sono dall'altra parte, nel backstage, mi vado a mandare un messaggio, mi prendo incontro i piedi, dico: sai che oggi c'è una promozione del 50% sul... Sì. Lo so, questo più che altro si chiamerebbe stalking marketing, però lo so, però ragazzi, sono i pregi e i difetti, purtroppo, le vicissitudini del web 2.0, che è diabolico come strumento, cioè la troppa interattività come va a generare quello che è il marketing invasivo, prevale. Però, dal punto, poi, vedendo dal punto di vista di chi deve vendere, chi deve promuoversi, raggiungeremo chi se ne frega. Cioè, l'importante, il nostro obiettivo è raggiungere il nostro obiettivo. Okay? Quindi, in questo caso si parla di promozione sul web, quindi non è un ragionamento machiavellico, è una cosa concessa e ben detto che al nostro interlocutore faccia piacere. Perché se io sto visitando il nostro, visitando una scheda di un corso social media marketing, probabilmente mi interessa, quindi se tu mi proponi uno sconto del 50% mi fa piacere. Quindi non vedetelo, non demonizzatelo sempre il marketing, vedetelo più come marketing, vedetelo come uno strumento che ha la sua utilità. È molto importante, per esempio, per il bed and breakfast fare questo, perché anche qui è un marketing relazionale, un attimo attraverso il web, e sicuramente a livello di reputazione il cliente percepisce, il potenziale cliente percepisce che dall'altra parte c'è una società, un'attività che davvero ci sa fare. Ok? Però prevede un operatore quasi. Sì. Chiaro che è un'attività molto efficace questa, quindi viene ampiamente ripagata. Si può gestire con traffico ben targetizzato, ben indirizzato, che abbia un senso, dobbiamo definire priorità, poi, perché è chiaro che se hai 10.000 visite al giorno devi avere dei criteri di... Esatto, si vanno a... Poi vedremo comunque queste cose. Poi ci sono... c'è Google Immagini, che è la ricerca delle immagini, che probabilmente tutti abbiamo già utilizzato, ed è un archivio. Cos'è in realtà? È Google che va a scannerizzare tutti i siti web della rete e va ad identificarne le immagini. Queste immagini che vengono caricate sui nostri siti web vengono assolutamente taggate, vengono intitolate con del testo che vanno a rappresentare la chiave di ricerca. Ok, quindi Google Immagini è un altro potentissimo strumento per ricercare l'utente, ma anche per promuoversi, quindi mettere delle immagini belle, attinenti, interessanti. Per il nostro sito web è importante, perché chi cerca delle immagini, molti cominciano a farlo più concretamente rispetto a prima, perché come dicevo siamo sempre più una generazione orientata al visivo, tende a partire dalle immagini per arrivare a un contenuto, okay? Quindi è importante anche questo.
Quindi mentre le immagini che vengono caricate sul sito web, e questo WordPress è geniale, devono essere ben taggate con delle didascalie ben corpose. Poi Google Video, ma Google Video oggi non ha più ragione d'essere da quando c'è stata l'acquisizione di YouTube. Di casa è invece un archivio digitale di foto, ma anche qui Google fa molta fatica a contrastare Flickr o altri siti principali. Insomma, il grosso archivio digitale di fotografie viene spesso utilizzato dai fotografi, ma non è ancora finita, perché Google ha ancora tanto da dire. Ad esempio, dal punto di vista geo, ha degli strumenti, Maps lo conosciamo tutti, ormai chi non utilizza Maps per farsi un percorso, però Maps diventa uno strumento social, in questo caso, di grande importanza per registrare la propria attività e presentarla come punto di interesse sulla mappa. Quindi se qualcuno è un ristorante che cerca banalmente una via di Nardò, era più vicino, sono ristoranti ben localizzati su Maps e su Google, e questo viene dalla situazione che abbiamo adesso, diventa strategico che ci sia. Quindi attenzione, sono piccoli dettagli che poi sommati fanno la differenza. È più che altro un giochino, un progetto che era partito dalla NASA con dei principi legati alla fotogrammetria, una cosa veramente ambizioso, dove viene praticamente fotografato in modo circostante e viene poi riprodotto fisicamente con delle foto. Quindi ognuno di noi, quando soprattutto chi è emigrato intorno al suo paesino, di vedersi le stradine, di vedersi il suo bar, il suo cresciuto, le sue attività. Sì, intanto di fare un giro in qualche New York, un giro su Manhattan, per dire, insomma, Panorama è un'applicazione che conosco poco effettivamente anch'io, ed è semplicemente uno strumento che mi permette di condividere e esplorare le fotografie del mondo, quindi legato alla geografia. Chissà se Google andrà ad investire su questo. Poi ci sono le ricerche personalizzate sui Google Alerts, che quelli a destra, che permettono di avere degli alert, di impostare degli alert per ogni news, per ogni informazione che vi interessa. Quindi vi agganciate ad un feed RSS che vi permette di rimanere aggiornati su un determinato blog, su un determinato argomento. Allora, visto dal nostro punto di vista, non è molto significativo, però per chi ha un blog e chi aggiorna il proprio sito, invitare l'utente a iscriversi a Google Alerts e poi legarlo chiaramente al proprio blog è importante. Ok, quindi un altro strumento di Google, il mezzo strumento di Google, che è assolutamente interessante. La ricerca dei blogger e Blogger, che è un servizio di editing blog, chiamiamolo così, di Google, che qui non vedete, ma si chiama Blogger, che è di proprietà Google, e permette la realizzazione di blog un po' come Altervista, chi conosce Altervista, insomma, permette di realizzare dei blog, anche questi ben visitati su Google, perché è di Google, quindi tratteni. Poi, come casa ufficio, ci sono i cosiddetti Google Apps, che stanno facendo un grossissimo successo. Molte aziende, anche grosse, non ultima, io ho un progetto formativo con MediaWorld, e MediaWorld è passata interamente a Google, cioè manda l'email di info, cioè sono MediaWorld.it, però il motore è Gmail. Poi vedremo come fare a mandarmi email con info, cioè c'è l'amico.it, però lavorando su piattaforma Gmail. Questo perché la posta di Gmail ha una tecnologia tale per cui tu colleghi da casa, da Outlook, cioè tu ti scarichi la posta in locale, sei in giro per
per il mondo, ti colleghi da qualsiasi posto, il protocollo di condivisione Google, che è basato su DMAP, permette una configurazione molto semplice e immediata. Okay? Quindi non è necessario che, non so se ti è mai capitato di impostare una mail su Outlook, chi di voi è capitato questo? Però quando registri una mail di una normalissima email, c'è da impostare il POP, cioè la posta in entrata, e poi l'SMTP, che è la posta in uscita. Okay? Con Google, allora, l'SMTP, quando inviamo la posta, dipende e cambia sempre a seconda del tuo provider, cioè chi ti fornisce la connessione. Cioè, per esempio, tu sei cliente Infostrada, tu sei cliente Vodafone, se ti connetti da una connessione Vodafone, hai il tuo SMTP Vodafone. Il POP rimane invariato, ma perché il server è quello principale del servizio. Quando invii però l'email, hai bisogno del protocollo giusto che viene dal tuo provider, dalla tua connessione. In questo caso, se sei cliente Vodafone, sto parlando di email che si scarica sul proprio PC, quindi Outlook, per intenderci. In questo caso Google bypassa questo problema, perché ha un sistema di posta che permette di bypassare questo problema. Quindi le aziende tendono a consigliare ai dipendenti, agli impiegati, questo sistema di gestione. Chiaramente, se ci controlliamo la nostra posta sul web, questo è uguale per tutti, perché dal web abbiamo tutti le stesse potenzialità, cioè ci connettiamo dal web anche come se mandassimo un'email semplicemente collegandoci al sito. Poi c'è Google Documents, che è importantissimo, uno strumento che io utilizzo tantissimo, soprattutto per chi ha dei collaboratori o chi fa dei lavori di gruppo. Cos'è? È praticamente un office, vediamo un po' concreto, è un office, quindi Word ed Excel, che vengono spostati su internet in cloud e si possono condividere. Ok? E questo è molto interessante, perché se voi avete un piano di lavoro, lo dovete gestire dei turni, ok? Solitamente si usa il file di Excel. Lunedì lavora Rosa, Marina, martedì, quindi fate una condivisione senza dover spedire il file di Excel modificando qui. Quindi con Google Documents in cloud, viene la parola cloud, quindi un servizio come software, possiamo gestire tutta questa. Allora, sono due cose diverse. Dropbox, che poi vedremo, è uno storage in cloud dove vengono depositati i nostri file. Okay, tu hai il file di Excel, okay, lo carichi in Dropbox, poi ti connetti da un punto B, in un altro posto, e ti scarichi il file di Excel. Però il file è sempre locale. Cosa significa? Che se facciamo conto che abbiamo un account di Dropbox condiviso, che okay, io, Marina, ok? Io carico un file su Dropbox, ok? Con delle modifiche, ok? Mettiamo che sia un file di testo A10, ok? E lo carico su Dropbox. Poi Marina si connette da casa sua e tu ti connetti da Milano, ok? Scaricate questo file con le mie modifiche A10. Però in questo caso il file che lo hai scaricato in locale, quindi se tu aggiungi una lettera, quindi aggiungi la lettera E, e lei aggiunge la lettera F scaricandosi il file, tutti e tre nel suo tempo non vedremo le modifiche sul file, perché è sempre un file che abbiamo caricato e scaricato in locale. È come se io ti prestassi un hard disk. Carico il file e ti presto non il file, ti presto l'hard disk. Il vantaggio di Google Docs o di Google Documents è che tu poi lo vedremo comunque. Se abbiamo un file di Excel, se Excel sul computer, facciamo proprio. Il vantaggio del Google Docs è che se tu hai questo file di Excel e volete modificarlo allo stesso tempo e sia visibile allo stesso momento in posizioni diverse, potete farlo.
Quindi potete, tu fai un'aggiunta, lei fa un'aggiunta, lei fa un'aggiunta e piano piano il file è aggiornato per tutti. Su questo avete perplessità, poi adesso lo vedremo, faremo una velocissimamente e poi vedremo un po' su Google. L'abitudine di molti è quella di cliccare
due volte sull'allegato per aprirlo. Però in realtà bisognerebbe scaricare l'allegato in quel caso sul computer e archiviarlo. Altrimenti l'account di questa tonica lo mantiene la sua repository, però è lì. Okay. Quindi questi qua cosa facevano? Non ricevono gli allegati e li aprivano direttamente dalla propria email. Poi queste email sono passate di tempo anche sotto il conto, sono stati dei mesi, queste email sono state perse, cancellate, perse, state archiviate, eccetera, eccetera. Quindi non trovavano più gli allegati. Cioè, perché vedi, tu mi hai consigliato di non stampare le email, adesso non potevo più fare. Il corpo è subito per dire come in questo caso, una buona abitudine, quando arrivano gli allegati sono dei mesi, cliccare nel tasto destro, fare salva, mettere una cartella. È scontato per te che fai che unisci, però ti assicuro che molte aziende lo stanno fatto. Sì, qui proprio persona analogica a 360 gradi, ma un problema grosso. Quindi, per dire. Poi, quindi dicevamo su Calendar. Calendar è interessante anche per un altro aspetto. Secondo voi per quale aspetto? Chi utilizza intanto Google Calendar? Agendi da scritti. Secondo me, Rosa è l'esempio di persona analogica. Analogica che sta approcciando il digitale. Beh, sì, sì, no, voglio dire, anch'io molte volte penso, cioè, le persone ci sono, cioè, mi ricordo per esempio all'università ci dissero: studi scrivendo, perché le persone cinestetiche, per esempio, hanno bisogno del contatto, no? Per comunicare, di sentire qualcosa che si tocca, qualcosa di concreto. Poi vedremo anche l'ultima parte del corso il marketing relazionale con queste componenti che sono molto belle, le vedremo tutti insieme. Vedremo anche qualche spot che è interessante. E quindi scrivere molte volte aumenta l'apprendimento che sottolineare leggere, perché leggere c'è una componente di memoria, una componente visiva, scrivere invece c'è una componente cinestetica, cioè rimane una traccia fisica che si tocca sul, come se tracciassi qualcosa anche in me, però è una, veramente un grosso lavoro. Quindi il Calendar lo utilizzano in pochi. Ma io ce l'ho preso il Mac, quindi lo voglio. Tu hai Calendar. Allora, io sono non più che Apple, io sono innamoratissimo di Apple, tutto Apple, mi piace Apple, lavoro con Apple, però per quel che riguarda l'agenda, la gestione dei documenti, per me il servizio iCloud, che è il servizio di Apple che fa un po' queste cose qui, pressa poco, a me non piace per niente, non riesco a funzionare, sono so troppo poco funzionale. No, io soffrisco in maniera passiva, cioè esiste, mi ricorda delle cose, però... Esatto. Però Google Calendar è molto importante, perché chi fa un sito web, per esempio un sito museale, un sito di un museo, che deve comunicare il calendario degli eventi, delle iniziative, può semplicemente copiare e incollare una parte così di codice, installarlo sul proprio sito, ci metti due clic e automaticamente il tuo calendar va online. Io non c'è bisogno di dover. Sai quante volte uno dice devo fare un calendario sul sito web? Come fare? Vai in panico. Oggi un calendario sul sito web si può fare semplicemente condividendo il vostro Google Calendar, che non è necessariamente il vostro personale, quello con cui gestite i vostri impegni quotidiani, perché voi su Google potete gestire N calendar, potete gestire il calendario del vostro sito, quello che va online, potete gestire il vostro calendario personale, potete gestire un calendario condiviso con i colleghi, un calendario condiviso con gli amici, perché no? Ma quelli si esagerano troppo, però uno dice devo pubblicare un calendario sul sito, oddio come fare? C'è Google Calendar gratuito, copio una parte di codice, lo leggendo tecnico si dice inventi sul sito web e sul sito web ti ritrovi il calendario embed, sì, esatto,
Prego. Potrebbe essere anche prendere streaming da un DVD o modello. Certamente. Sì. Addirittura puoi dare un taglio agli eventi per fare dei colori, quindi questo colore rosso, giallo, verde, per identificare degli eventi, gli iniziativi, differenziare. C'è Google Calendar? Per chi ha la scheda di calendario, tutti i giorni di struttura che c'è nel calendario. Ecco, molto bene. Due per raggiungere la disponibilità della struttura che ti chiedono, il calendario. Aggiornare il calendario. Certo, perché poi i calendari si parlano, quindi può essere che ci sia. Come sì, lo utilizzano già. Sì, perché ci sono dei calendari, i calendari che vedremo su Google possono essere pubblici, privati oppure pubblici però con delle restrizioni, nel senso che ci partecipa chi vuole partecipare. Basta che siano legati dallo stesso calendario. C'è un calendario, un amministratore, poi puoi dare il privilegio alla persona che si connette, per dire tu hai la facoltà di poterci aggiungere qualcosa, tu no, tutti, nessuno, eccetera, eccetera. Google Cloud Print è un nuovo strumento che ha acquisito Google. Quando fa shopping Google non compra delle aziende, ha comprato questa azienda che permette di interfacciarsi automaticamente con una serie di stampanti, ancora comunque una tecnologia non molto conosciuta e non molto sperimentata, vicino a tutti io detto, quindi ancora non conosco molto bene, però è uno strumento che permette di uniformare il file in un formato e poterlo stampare con tutte le stampanti. Capita molto spesso che non si ha il cavetto, non si ha la possibilità di collegare la stampante, c'è questa possibilità, ma anche un po' c'è molto. Google Keep è semplicemente un block notice digitale che poi fa parte sempre del tuo profilo Google, dove puoi appuntare delle note, molto utile ai creativi che possono aggiungere le note, poi hai dei ricordi, però è uno strumento che io non, insomma, posso Ah, ecco, Blogger, quello che dicevamo prima, Blogger, che condividi la tua vita online con un blog, quindi è uno strumento che permette di realizzare dei blog. Blogger è una piattaforma a sé stante. Io, il mio primo blog che feci nel 2001-2002 era stato realizzato con Blogger. Vecchio blog. Vecchissimo, questo è stato comprato da Google. Come social, qui manca chiaramente Google Plus, che è il social network per antonomasia di Google. Poi c'è Google Gruppi, che permette di creare delle mailing list in gruppo o dei gruppi di discussione, anche questi poi pubblicabili online. E invece un strumento, anche questo recente e importante, Google Hangouts, che è praticamente Skype per Google. Sotto Google, quindi è possibile fare delle videochiamate, delle conference, delle web conference con qualsiasi si connetta attraverso un browser. Giusto, diciamo, In questo caso, intanto c'è una cosa da dire. Quando tu ti iscrivi su Google, avendo contatto ad esempio, però se ti sei già scambiato dei mail con altri Gmail, lui ti dice guarda, riesco a leggere contatti, già ti propone, questo funziona così anche per LinkedIn e altri strumenti social, anche Facebook funziona così. Cioè va a spiare la nostra posta, va a verificare i contatti che lui già conosce con l'email e dice guarda che potresti conoscere quello. Sono appena iscritto, come fa? Perché vanno già a controllare la nostra email per dire quanta sicurezza. Vabbè, qui manca Google Plus, Hangouts, portare delle chiacchierate con Hangouts,
tu invita una persona, devi sempre avere la sua email, che in questo caso può essere un email di un altro tipo, però voglio dire, con la casa è uno scarico per intenderci, quindi cambia assolutamente poco. Tutto quello che abbiamo visto, con l'aggiunta di questo che si chiama Google Drive, che cos'è Google Drive? Il cloud. Attenzione, perché stai facendo una confusione, nel senso che tu hai associato il cloud all'archiviazione, basta. Però per esempio Google Docs è cloud. Hai capito? No, tu dici è cloud perché è inventato subito per forza, che lo interpreti come lo strumento. Google Drive è uno strumento in cloud, come Google Docs, che permette l'archiviazione di documenti, di file, di video, di qualsiasi cosa, e un Dropbox però marchiato Google. Okay. Certo, Documents. Documents. Allora, che cos'è Documents? È un Office, hai presente Office di Microsoft? Quindi Excel, la PowerPoint, però online, ok? Ed è un ambiente di lavoro, ci possiamo lavorare a 18 mani, ok? Su file Word, quindi .doc, .xls, .excel, eccetera, eccetera, ok? Ed è però un software che però lavora online, come servizio, ed è gratuito. Invece Google Drive è un contenitore dove tu puoi buttarci dentro quello che vuoi, come Dropbox. Poi hai la possibilità, attraverso la tua email, in maniera integrata, quindi non c'è bisogno di andare su Dropbox, o tornare su Google, e mandare un'email con Google Drive, cioè già lì pronto, fai share e già hai la possibilità di condividere questo contenuto della tua cartella in Google Drive. Così come per Dropbox, anche per Google Drive, poi hai una cartella sul tuo PC o sul tuo Mac, dove hai il repository di file di contenuti. Insomma, adesso comunque vediamo qualcosa di concreto. Poi vedremo anche come fatti poi parleremo di Dropbox, però prima faremo la pausa su Google. Ma che ne pensate, facciamo una pausa? Sì. Facciamo una pausa, insomma. Sono le 5:10, poi il crash finale, vediamo, facciamo velocemente una sessione su Google, il nostro profilo, e poi ci anticipiamo.